Ciao a tutti, il video di oggi è per mostrarvi il sito che molti non sanno che abbiamo e quindi volevo mostrarvi un attimino quelle che sono le risorse gratuite che trovate sul sito e che sono a vostra disposizione se lo volete. Abbiamo un blog con un pochino di articoli, non ne scriviamo tantissimi, non lo facciamo troppo spesso, ma ne trovate già qualcuno scritto insomma di recente e probabilmente in futuro ne scriveremo altri, semplicemente non è il mezzo di informazione ad oggi che utilizziamo di più perché è abbastanza inefficienti in termini di tempi. Scrivere un articolo è qualcosa che richiede abbastanza tempo, insomma. La sezione coaching la possiamo saltare perché non è un video per sponsorizzare il coaching, non penso che vi interessi. Se vi interessa, probabilmente già sapete come funziona e come contattarci. Quello che voglio farvi vedere sono le risorse che abbiamo a disposizione. Nella sezione risorse, per l'appunto, trovate un'area video dove ci sono buona parte dei video che trovate anche sul canale YouTube. Però nel tempo qui ci caricherò dei video che non trovate sul canale YouTube, ok? Ce ne sono alcuni che non trovate sul canale YouTube. Quindi se mi seguite sul canale YouTube, qui ne trovate altri. E anche qui, questa è una sezione che viene sicuramente aggiornata più spesso. Negli ultimi tempi, col fatto che comunque insomma c'è da portare avanti il podcast, il canale YouTube, Instagram e quant'altro. Non ne ho postati molti, ma vi posterò presto altri contenuti e utilizzerò i canali di comunicazione di cui dispongo al momento per chiedere anche a voi che genere di contenuti volete. Sempre nella sezione risorse trovate i link utili, che sono fondamentalmente libri, siti, podcast, qualsiasi fonte di informazione che reputo valida e che mi ha aiutato nel tempo a accumulare le conoscenze che ho. La trovate qui sopra. Ci sono libri sull'allenamento, sull'aspetto teorico dell'allenamento, sull'aspetto pratico dell'allenamento, in particolare per l'ipertrofia, per la forza, per la preparazione atletica, nutrizione da un punto di vista più pratico, le piramidi di Ems, le SES diet e quant'altro, da un punto di vista teorico, i test NSCA e altri testi interessanti come quello suggerito dalla ISSN. E altro, altri libri che sinceramente mi sento di consigliarvi sono libri che ho letto nel tempo e che vi danno un punto di vista più generale sul mondo dell'allenamento, sulle abitudini, sull'essere organizzati, sul lavorare col cliente, se siete, siete anche voi coach, preparatori, insomma, istruttori e quant'altro. Libri che a mio modo di vedere sono utili. Per migliorare in generale come persone e come preparatori, li trovate qui, produttività, questi sono quelli dedicati al coaching, che non sono ovviamente specifici di allenamento e nutrizione, sono libri un pochino più generali, che vi consiglio fortemente, altre letture consigliate che nel tempo, insomma, reputo valide le inserirò qua sopra. Questi sono i siti web che vi consiglio di consultare, ci sono, insomma, sono siti ovviamente che hanno un accento differente, alcuni sono più improntati alla ricerca, alcuni più sull'aspetto pratico, sull'allenamento, alcuni più sull'evento della forza o alcuni sulla nutrizione e quant'altro. Però trovate anche alcuni siti in italiano, pochi perché sapete che non leggo moltissimo italiano, ma ce ne sono, ho voluto inserirli. Per la ricerca scientifica, per i più nerd di voi che vogliono insomma tenersi aggiornati sugli studi di ricerca, qui trovate un pochino di cose, di review di ricerca che vi consiglio. Podcast che mi piace ascoltare nel tempo libero, ovviamente questi sono sull'allenamento e nutrizione, altri podcast insomma che inserirò saranno su argomenti di business e produttività. Attrezzatura per l'allenamento, queste sono alcune delle cose che utilizzo, che tengo con me nella borsa di Doraemon, ormai questa è diventata e che magari vi può far comodo, a volte mi avete chiesto insomma dove le ho acquistate, quali ho acquistato, ci sono i link a tutte queste cose. E alcuni dei software che utilizzo sia per gestire per l'organizzazione insomma, i siti e altre cose, organizzazione della giornata, produttività e quant'altro. Tutte cose che in un modo o nell'altro mi sono utili durante il giorno. E sempre nella sezione risorse trovate i programmi gratuiti. Vi anticipo che mi riprometto di aggiornarli il prima possibile. So che non ce ne sono moltissimi al momento, però insomma è meglio di niente. Trovate diverse scritte per i ragazzi e alcune opzioni invece per le ragazze. Infine, ho appena riportato in auge il forum, insomma ho chiesto un pochino, ho fatto un sondaggio su Instagram e sul gruppo Telegram e insomma è sembrato che l'intenzione è di utilizzarlo. Ci sono varie sezioni, potete scrivere qui sopra se volete una risposta che poi potete riconsultare nel tempo. O semplicemente se volete una risposta più dettagliata, Instagram non è nato per le risposte dettagliate, come
avete avuto modo di vedere nei sondaggi, ovviamente uno deve o rispondere in un testo piccolissimo da mettere su una storia o fare delle micro storie, dei micro video di 15 secondi, quindi capite bene che non è sicuramente il mezzo di comunicazione per essere più dettagliati. Il canale YouTube a volte non è comodo perché uno deve vedersi un video, anche se c'è il timestamp, insomma è difficile andare a ritrovare la domanda e capisco che non è proprio efficiente. Comunque, è un altro mezzo per farci domande, per avere la nostra opinione su qualsiasi argomento che sia relativo all'allenamento e potete ovviamente sfruttarlo liberamente. Tutte queste cose sono gratuite, è richiesta solamente l'iscrizione al sito. Se volete darci una mano a crescere, potete condividere il sito sulle storie. Io non ho lo swipe up, quindi ve lo metterò probabilmente sul feed questo video e sul canale YouTube. Però se volete darci una mano, potete insomma far girare il link, ok? www.science2muscle.it. La scelta del nome non è stata felice perché è difficile da scrivere e non è italiano, però se volete darci una mano, insomma, non è poi così complicato da scrivere. Va bene, vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo sul forum o sul sito.